Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono MattiCraft. Oggi siamo qui che volevo dirvi un po' di cose. C'è una cosa che già un po' di gente ha trattato. Allora, ci sono stati dei problemi, come avete potuto notare per chi segue Alberico De Giglio e Virginio De Giglio. Ragazzi, io seguo tutti e due, sono molto simpatici entrambi. Però comunque, come potete vedere, se io vado a scrivere Alberico De Giglio, aspettate, beh, facciamo prima Virginia De Giglio, che è più importante, ragazzi. Praticamente gli hanno hackerato il canale, come avete potuto notare. Già una persona ha fatto un video, ecco, Virginia De Giglio hackerata. Io già l'ho visto, gli ho messo anche mi piace, mi sembra, se non gliel'ho messo glielo andrò a mettere dopo questo video. Comunque questo canale, che si chiamava Virginia De Giglio, è stato chiamato Cagnetta Viziata 04. E comunque ragazzi, cioè, magari perdere un canale che si ha quasi 400.000 iscritti è una roba un po' pesante, ragazzi. Cioè, io spero vivamente che riesca a recuperarlo, anche se secondo me è un po' impossibile che riuscirà a recuperare il canale. Però ragazzi, io spero ci riesca, anche se è molto difficile, perché di video ne ho fatti tipo una trentina. Però comunque perdere 400.000 iscritti è un vero, cioè ragazzi, è bruttissima come cosa. Perdere 400.000 iscritti è bruttissima, ragazzi, voi non potete immaginare. Comunque, cioè, faceva video normali, cioè come un ragazzino normale, insomma. Faceva tipo i video sulle pubblicazioni di Musical.ly, delle challenge, come potete vedere, dei vlog, alla fine quello che fa una ragazzina di 12-13 anni. Oppure anche tipo le fashion blogger, tutte quelli là che fanno i video, le robe. Cioè, fa delle cose normali, anche se molta gente la insultava, non capisco perché. O perché erano invidiosi degli iscritti che aveva questa, cioè questa, Virginia De Giglio. Secondo me erano invidiosi perché non avevano tanti iscritti quanti ne aveva lei. Però comunque ragazzi, io spero che vivamente riesca a recuperare il canale, ragazzi, perché io, cioè, non è che mi ci ero affezionato, però comunque mi stava simpatica. Cioè, faceva dei video che a me sinceramente mi piacevano. E quindi ragazzi, io spero che vivamente riesca a recuperare il canale. Infatti, come avete potuto notare, prima era 353.599 iscritti e ora è salita a 353.600 iscritti. Quindi è salita anche di un iscritto, cioè il live, ragazzi, incredibile. Però vabbè, io sinceramente spero che riesca a recuperare il canale. Ora andiamo a parlare di Alberico De Giglio. Io sinceramente il suo ultimo video non l'ho visto tutto, l'ho visto solo un pezzo. Però ci sono stati dei problemi che non ho ancora, perché io comunque non l'ho visto ancora tutto, ragazzi. Però comunque io ecco qua il mio ultimo video, ragazzi. Sono successo un po' di cose, perché non è che sta ridendo, cioè secondo me è anche abbastanza serio. E quindi mi sa che né più Alberico né più Virginia De Giglio faranno video. Alberico De Giglio invece è più probabile che lo faccia, perché comunque non le hanno creato niente. Però comunque avere un canale con quasi 1 milione di iscritti, ragazzi, cioè incredibile, ragazzi, è incredibile. Perché comunque lui aveva fatto anche una canzone, come avete potuto notare, e ha fatto tipo quasi 400.000 views, una cosa impressionante, ragazzi. A me sinceramente mi piace, non tantissimo, però è carina. E comunque ragazzi, mi dispiace veramente tanto che abbiano chiuso il canale, perché comunque, cioè, mi stavano simpatici sia Alberico De Giglio che Virginia De Giglio, ragazzi. Io spero che sinceramente, ecco qui ad esempio questo scrive, ecco qua, Alberico De Giglio, nessuno ti crede. Questo è un video che magari guarderò più tardi, dopo questo video. Comunque ragazzi, cioè, io spero che riescano a prendere il canale. Virginia De Giglio un po' meno, però Alberico De Giglio, cioè, lo può riprendere, perché comunque non è stata hackerata e niente. Quindi sinceramente potrebbero, cioè, riaprirlo. Virginia De Giglio dovrebbe perdere tutti i video che ha fatto, ma tutti proprio, cioè, perché perdere 400.000 iscritti, ragazzi, non è una cosa da niente, cioè ve lo dico già da adesso.
anche se aprisse un altro canale, però comunque magari gli hacker che sono andati ad hackerare il canale di Virginia del Giro magari li potrebbero hackerare anche quello che ha creato ora, e quindi c'è, può fare quanti canali vuole, però comunque cioè, credo che ci sia sempre un hacker bastardo che va sempre a rompere i coglioni. E sinceramente spero che questa cosa non succederà mai a me, perché comunque io ho, ma alla fine del mio canale non se ne fanno niente alla fine, perché io c'ho quanto 37 iscritti, non se ne fanno niente, c'è anche solo hackerano, cioè ovviamente un po' mi dispiace perché poi non potrò fare più video, però comunque cioè io ci tengo, perché cioè io spero di arrivare, cioè io comunque con 37 iscritti sono pochi, ma io come Giorgio Gamer Razer 003 tra virgolette, cioè lo prendo come un lavoro tra virgolette, anche se non ho manco 40 iscritti, però ragazzi lo prendo come un lavoro, perché comunque vedete la intro, cioè queste cose qua io lo prendo come un lavoro. Comunque ragazzi, spero che questo video vivamente vi sia piaciuto, spero che Virginia De Giglio e Alberico De Giglio riusciranno a riaprire i loro canali. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi. Ah ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa. Allora, oltre a questa cosa qui, vabbè che tutto il canale di Virginia è stato hackerato e tutto, volevo dirvi anche un'altra cosa che ho sentito da uno youtuber, non so se è vera o falsa questa cosa, che c'è stato un litigio tra Virginia e Stevie Show, perché Stevie Show gli faceva troppi scherzi insieme al suo fidanzato Alessio, penso, penso si chiami così, sì infatti, è uno youtuber, infatti lo seguo anche. Non so se è una cagata quello che ho sentito ragazzi, però l'ho sentito che l'hanno detto due o tre youtuber e io non so se crederci o meno. Comunque ragazzi, ditemi voi, cioè se siete dei loro iscritti, fatemi sapere se per voi può essere una stronzata oppure una cosa vera. Io sinceramente non so se crederci ragazzi, perché detta soltanto da tre persone ci credo poco, però comunque magari è vero e quasi nessuno lo sa, cioè comunque fatemelo sapere raga. Comunque niente raga, ci vediamo ad un prossimo video, bella. Thank you.